Ciao Pezzolli, fa freddissimo, cioè stamattina fa freddissimo, ci sono 3 gradi e almeno la macchina segna 3 gradi, penso che poi nel viaggio si abbasserà chiaramente. Fatto sta che sono entrato in macchina e vabbè, si fermano le moto accanto a me. Fatto sta che sono entrato in macchina ed era praticamente una cella frigorifera, solo che guidare con la giacca mi dà fastidio, anche perché poi comunque mi viene caldo alla fine, quindi in mezzo all'autostrada non saprei come toglierla, insomma. Quindi sto resistendo, ho i capezzoli turgidissimi, se qualcuno dovesse interessare, proprio per il freddo ovviamente, non perché io sia eccitato in qualche modo, anzi, ma proprio per nulla, e parentesi che non c'entrano un cazzo come al solito, e niente, insomma, sto aspettando disperatamente che il riscaldamento faccia la sua parte, ho messo 25 gradi alla massima potenza, nella speranza che il prima possibile riscaldi un po' tutto l'ambiente, ho le mani gelide, ma vabbè, insomma. Mi sono messo gli occhiali da sole stamattina perché sono stanchissimo. Comincio realmente davvero tanto ad accusare la stanchezza di fare sempre avanti e indietro, ma ancora ne avrò per un po' di giorni da fare avanti e indietro, quindi meglio non pensarci. Io quando sono particolarmente stanco gli occhi molto sensibili, visto che anche oggi c'è il sole, sicuramente in autostrada mi beccherò come al solito il sole davanti, mi dà un fastidio cane. Ho preferito mettermi l'occhiale da sole e per coprire anche un po' gli occhiali, diciamocelo chiaramente, va bene. Dunque, allora, per quel che riguarda la soluzione, video risposte alle vostre domande, è molto semplice. Allora, molti di voi hanno scritto mille tipi di soluzioni, tutte utilissime. Molte hanno scritto scrivetele in un post-it e te le attacchi per la macchina, cioè doppio lavoro, devo andare a casa, scrivermele tutte su un post-it, appiccicarle e poi leggere. No, non avrebbe senso. Quindi è molto semplice, bastava effettivamente che io ci pensassi prima. Mi porto la videocamera, me la piazzo davanti, così registro con la videocamera e io nel frattempo leggo le domande dal cellulare perché avrò fatto tutti gli screenshot. Bastava semplicemente pensarci e non entrare in panico come al solito per minchiate e basta, insomma. Ah, dunque, detto questo, ovviamente ora non mi sono portato dietro la videocamera anche perché devo ricaricarla, mi sono scordato di ricaricarla perché ho detto stamattina vado via prima, infatti comincio a lavorare alle 11 e sono le 9:20 e sono già praticamente quasi in autostrada, quindi arriverò molto prima a lavoro, ma perché ho detto vabbè, almeno faccio il video. È peccato che non ho messo in carica la videocamera, quindi stica sostanzialmente, perciò niente, vabbè, andrò lì e mi farò una colazione super iper lunga, starò al bar tranquillo, parlerò con qualcuno e se qualcuno avrà voglia di parlare e basta, insomma. Allora, quindi diciamo che alcuni di voi ed effettivamente è un'idea molto molto carina. Continuano a guardarmi male, ma cosa devo fare? Vabbè, è un'idea molto carina. Mi hanno detto: ma noi ti proponiamo un argomento e tu ci parlerai di quell'argomento. Così non devi starti a sbattere, a leggere le domande e tutto. Ed effettivamente è una cosa molto 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 interessante. Ma ho gli occhiali storti. Forse sì, vabbè. E me li raddrizzerò. Quindi colgo la palla al balzo per fare il classico video che si fa ad inizio anno, no? Che è un po' quello dei buoni propositi. Ora, io non volevo farlo quest'anno perché ho detto minchia, cioè lo fanno tutti. Poi effettivamente uno, voglio dire, come può interessare? Nel senso, io che faccio video dei miei buoni propositi per i miei iscritti, sono presuntuosa a pensare che ai miei iscritti possano interessare i miei buoni propositi. Però, visto che, come dire, l'anno scorso mi ero posto non degli obiettivi, ma avevo pensato a dei buoni propositi ed effettivamente li ho mantenuti per tutto l'anno, stranissimo, ma li ho mantenuti. E l'anno scorso l'avevo fatto il video e ho detto forse, cazzo, mi porta fortuna il fatto di divulgarlo e quindi, come dire, poi mi sento costretto a doverlo fare perché se no, cioè a dover percorrere i miei buoni propositi per tutto l'anno, perché se no, cioè, faccio la figura di una quacquera. E quindi ho detto va bene, lo faccio, perciò se non vi interessa questo video, cambiate adesso a 4 minuti e 40 di video ed effettivamente la premessa come sempre è lungherrima, comunque insomma. Quali sono i miei buoni propositi per... Ah, intanto una cosa. Uno di voi, riguardo all'hashtag per farmi le domande, ha scritto hashtag il mezzo di Dani, non mi ricordo chi. Che io trovo bellissimo, anziché il pezzo di Dani, il mezzo di Dani. Cioè, secondo me è
Bellissimo, quindi se mi volete fare qualche domanda anche sotto a questo video, scrivete hashtag il mezzo di Dani e mi fate la domanda, cioè lo trovo davvero fantastico come hashtag, è bellissimo, va bene. Allora, buoni propositi di quest'anno. Dunque, ma questa, non capisco perché mi si interrompa sempre a metà sta canzone, mi fa incazzare, vabbè. Allora, l'anno scorso i miei buoni propositi erano trovare lavoro, ma non era tanto un buon proposito quanto una speranza, perché cioè, tu non è che puoi fare, o meglio, non è che potessi fare molto di più rispetto a quello che stessi facendo, perché stavo facendo di tutto per cercare lavoro, di tutto, insomma, mi sarei accontentato di qualsiasi cosa. Diciamo che per metà anno non ho trovato assolutamente un cazzo, poi a giugno mi arriva la fatidica domanda, vado a fare... No, in realtà no, a giugno una santissima donna, quale Francesca, direi, sì, Francesca, mi manda questa inserzione dove, in cui questa azienda stava cercando un ottico, e lei mi scrive un messaggio privato su Facebook dicendomi: guarda, so che sei disoccupata e che stai cercando lavoro, so che sei ottico, ho letto questo, prova a mandare il curriculum. Cioè, non la ringrazierò mai abbastanza, perché è grazie a lei che sto lavorando. E pensate la bontà di questa donna e la buona volontà di questa donna, perché anche solo scrivere un messaggio privato, però che cazzo, anche solo scrivere un messaggio privato ad una persona semplicemente per dirgli di questa inserzione, cioè fa sì che hai pensato intanto a quella persona, quindi in questo caso hai pensato a me, hai pensato di potermi avvisare in qualche modo, cioè te ne sei proprio preoccupato, e fantastica. Cioè, davvero fantastica. Quindi, insomma, è grazie a lei che io sto lavorando, sostanzialmente. Quindi non la ringrazierò mai abbastanza. Comunque, fatto sta che mi ha mandato questa inserzione. Io ho mandato il curriculum, mi hanno chiamato per fare il colloquio, e poi niente, insomma, mi hanno chiamato per dirmi: va bene, ti abbiamo preso nel team, da luglio, dal primo di luglio comincerai. Ecco, e da lì poi è stato un excursus, ovviamente. Poi ho dovuto, come dire, riprendere in mano i libri di studio per ripassare un bel po' di cose. Mi hanno fatto fare corsi di formazione a Torino, insomma. Poi lo sapete, le varie tappe io le ho già dette, ve ne ho già parlato, quindi lo sapete un po' com'è andata, chi mi segue da un po' più di tempo. Quindi per il momento è il 2016, sto ancora lavorando, quindi il mio buon proposito per tutto il 2016, anche oltre ovviamente, è continuare a lavorare, cioè, quindi continuare a tenere questo lavoro, cercando di farlo diventare il più stabile possibile. Quello dipende poco da me, insomma, però cercare di farlo diventare il più stabile possibile, e andare avanti con la mia vita, e basta, insomma. Quindi questa è la cosa fondamentale del 2016, ovvero mantenere sto fucking lavoro, insomma. Poi un'altra cosa che mi ero obbligato di fare per tutto il 2015 è stata prendermi un po' più cura del mio corpo. Dunque, voi sapete che io sto facendo palestra, no? I risultati sono zero, cioè non si vede minimamente che io sto facendo palestra, ma l'importante non è tanto il cambiamento fisico, quanto proprio, che comunque, voglio dire, a uno farebbe piacere, poche balle, insomma, però quanto proprio la consapevolezza di sentirsi meglio fisicamente. Cioè, io mi rendo proprio conto che da quando faccio palestra fatico molto meno a fare praticamente tutte le attività fisiche, cioè, ma anche solo fare delle rampe di scale, 5-6 rampe di scale. Prima arrivavo a fine di queste 5-6 rampe di scale e ero morto, cioè proprio con la lingua che, insomma, strisciava per terra. Adesso no, e ne potrei fare anche di più, cioè proprio fisicamente, ma nel quotidiano, questo lo riconosco, proprio nel quotidiano io mi sento estremamente meglio fisicamente, riesco a fare le cose meglio, e quando ti senti meglio fisicamente inevitabilmente ti senti meglio anche mentalmente, e ti senti meglio anche con te stesso, perché per quanti risultati, come dire, da un esterno, quindi chi non mi vede nudo, diciamola chiaramente, non li nota, in realtà ci sono, cioè so che ci sono, poi io conosco perfettamente il mio corpo, so come era e so com'è adesso, e quindi ci sono
i risultati, non, chiaramente non ve li faccio vedere, dovrei spogliarmi nudo e vi assicuro che è un'immagine assolutamente orribile, cioè, ve l'assicuro, giuro, perché ho tutta la pelle in eccesso, ho tutta la pancia molla, ho, vabbè, insomma, lasciamo perdere, ho queste cazzo di maledette dell'amore che non vanno via e quindi insomma sono a ciambella, vabbè, insomma, orribile, quindi eviterò di farlo, insomma. Però ci sono, ma ripeto, a prescindere da questo, io mi sento proprio bene fisicamente, mi sento meglio mentalmente, mi sento meglio con me stesso. E quindi, cioè, è stata una cosa super super positiva. Non nascondo che, soprattutto, scusate, c'ho un peluco, soprattutto adesso che sto andando a lavorare a Carasco, è pesantissimo andare in palestra, ma perché faccio tante ore a Carasco, sto a fare il viaggio avanti e indietro, arrivo a casa che sono realmente stanco, anche perché io faccio un lavoro non molto stancante fisicamente e neanche poi così tanto stressante mentalmente, ma sto perennemente in piedi, cioè noi non possiamo sederci, sto perennemente in piedi e anche se stai fermo, anzi stare fermi in piedi è la cosa più deleteria, cioè la schiena poi ti fa malissimo, quindi arrivo ogni tanto a casa che ho male ai piedi, male alla schiena e sinceramente andare in palestra mi caga proprio il cazzo e quindi diciamo che sono... è una settimana buona quasi che non vado, no, una settimana no, però sono 5 giorni che non vado in palestra e dovrei comunque ricominciare, vediamo insomma, ma riprenderò assolutamente perché proprio per il discorso che ho fatto prima. E quindi il mio buon proposito per il 2016 è anche questo, ovvero continuare a prendermi cura del mio corpo e quindi anche del mio benessere fisico e mentale. Diciamo che questi sono i due propositi più importanti, se così si può dire, per il 2016. Poi tutto il resto è da contorno e ovviamente sono cose che mi fanno super piacere, ovvero la crescita del mio canale. Il mio canale sta crescendo rispetto a inizio 2015, è molto cresciuto. Scusate, ho ruttato. È molto cresciuto e ne sono estremamente felice di questo, ma l'ho già detto in altri video, quindi poter continuare a non a crescere, perché quello, ripeto, non dipende da me, però continuare comunque a intrattenere, a fare video nella speranza di non annoiare mai ma comunque insomma continuerò a fare video perché mi diverto. Oltretutto dove sto lavorando adesso a Carasco, proprio davanti al negozio, mentre io ero lì dalla porta, passa questa donna e mi dice: tu e la loffa mi fate morire. Cioè, allora, questa qui è una cassiera nel supermercato, nell'Iper in cui lavoro, e lei è una sua collega, secondo me, e la Stefani su YouTube, e quindi è passata e mi ha detto: ma mi sembrava di averti visto, pensavo fossi tu, così me ne sono accertata. E insomma mi ha detto ci ha detto sia a me che alla Stefani di non smettere mai di fare video, perché siamo proprio genuini, lo si vede, ma non smetteremo mai perché ci divertiamo in primis noi stessi, ed è la cosa importantissima. Se fate video su YouTube o qualsiasi cosa voi facciate che non sia ovviamente l'aspetto lavorativo, dovete farlo perché vi divertite e basta. E quindi insomma questa cosa mi ha fatto estremamente piacere. Perciò tutto quello che poi riguarda il 2016, diciamo che è un po' da contorno, cioè le amicizie ovviamente, che siano sempre da coltivare, che come dire, continuino e che siano sempre più affiatate, no? Sempre più concrete. Ho conosciuto delle nuove persone grazie a YouTube che insomma posso definire amici, sinceramente ci sentiamo praticamente tutti i giorni, insomma ci confrontiamo, se abbiamo dei problemi personali ne parliamo, insomma posso definire amici, quindi spero che anche con loro possa continuare questa amicizia e crescere indubbiamente. E niente, basta, diciamo che i miei buoni propositi per il 2016 sono questi qua, perciò niente di così enorme, non è che voglio dire voglio diventare milionario, che magari, però sono poche cose concrete, so di poterle ottenere, a parte la questione lavorativa, anche lì sì, in parte può dipendere da me, ma poco fondamentalmente. E quindi insomma questo per il 2016, sì, stavo pensando ad altro, ma al momento non mi viene in mente altro, quindi sì.
questo. E quindi incrociamo le dita, insomma. Bene, basta, dopo 15 minuti di scassamento di cazzo vi lascio. Fatemi sapere quali sono i vostri di buoni propositi. Se avete da farmi delle domande, fatemele con l'hashtag Il Mezzo di Dani. Bellissimo sto hashtag. E niente, io vi saluto. Come al solito vi bacio e vi abbraccio. Aspettate che esco dalla galleria. Ecco, così vi saluto meglio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao pezzoli miei, scusate il sole. Ciao ciao ciao.